e infine i piccoli borghi di montagna, come Dolce Acqua, arroccata su una collinetta dominata da un superbo castello appartenuto ai Doria, irraggiungibile attraverso un elegante ponte medievale che scavalca il torrente Nervia. Un altro ponte, molto più lungo, ci accoglie invece a Taggia. Risale all'epoca romana ed è composto di ben 16 arcate che scavalcano per 260 metri il torrente Argentina. E ancora il delizioso borgo di Pigna, aggrappato alla montagna e avvolto da suggestivi vicoli collegati da archi e volte. Fino al borgo forse più affascinante, Triora, arroccato a quasi 800 metri di quota a dominare la Valle Argentina. Un paesino di straordinario fascino, avviluppato a stradine medievali che si intersecano con archi e ponticelli in uno scenario davvero fiabesco. Anche se il luogo non si rifà alle favole, bensì alle streghe. Proprio qui, infatti, nel 1587 si svolse uno dei processi di stregoneria più celebri del tempo, i cui resoconti sono giunti intatti fino a noi. Alcune fanciulle del luogo, infatti, per lo più giovanissime, furono incolpate di atti terribili, comprese uccisioni di bambini in fasce. Come era uso per l'Inquisizione del tempo, gli interrogatori e le torture portarono a confessioni estorte col dolore e alla morte di molte delle sventurate. Oggi il paesino vive sulla fama della sua macabra storia, cui sono dedicate, insieme ad altre che raffigurano scene di vita contadina, alcune sale del suggestivo museo etnografico.